caro Fulvio, le domande per i campioni del mondo sono due, in particolare la prima è cosa pensate se il campionato si debba obbligatoriamente finire e quindi, come ha detto anche Gravina recentemente, che si deve andare eventualmente a giocare anche a settembre-ottobre, quindi in ogni caso va finito, oppure se ci può essere una soluzione, diciamo, mediana. Se non ci fosse abbastanza tempo, visto l'emergenza in corso, di fare una sorta di playoff e playout per decidere chi vince il campionato e chi invece la retrocessione, considerando poi ci saranno probabilmente anche in agosto, le coppe europee. Mi interessa molto la valutazione fatta da te e dai tuoi ex compagni di squadra del 1982 per avere poi un po' anche sull'esperienza vostra se si può interrompere un campionato, riprenderlo, se si può stravolgere le regole, fare i playoff e playout. Caro Emiliano, io non sono d'accordo sul playoff o playout, sono d'accordo che si debba giocare ad oltranza, anche fino ad agosto o settembre. Perché no? Se ci sarà la possibilità, bisogna chiudere assolutamente questo campionato, altrimenti è un bagno di sangue economico, naturalmente. Le società che vanno a chiedere soldi al governo in questo momento particolarmente difficile è una follia, perché le società devono pensare a chiudere i bilanci in attivo, non in passivo, attraverso plusvalenze fittizie, per cui chiusura del campionato assolutamente a settembre. Si riprenderà a fine settembre e si giocherà ogni 3 giorni la prossima stagione. La seconda domanda che invece pongo a te e ai tuoi compagni, grandissimi compagni 82, ricordiamo il vero mondiale, che non me ne vogliono quelli del 2006, la seconda domanda è invece relativa al mercato. Se è giusto giocare, con un'altra ipotesi, col mercato aperto, cioè se si dovesse andare avanti a giocare con le coppe europee che vanno avanti a luglio-agosto, se il mercato deve stare aperto, è corretto che stia aperto da agosto fino a settembre. Io sono un po' scettico sul mercato sempre aperto, potrebbe essere fino a dicembre, però con determinate clausole, basta follie, basta 100 milioni di euro, basta 150 milioni di euro, attraverso scambi, attraverso così un limite massimo di spesa, perché altrimenti veramente si rischia di sforare ancora sui bilanci ancora di più. Ultima, consentimela, visto che poi noi, il nostro canale YouTube è Milanello, e ricordate Forza Milan sempre, l'ultima domanda e poi mi taccio se è giusto che rimanga o no Ibra al Milan. Una risposta da te e dai grandissimi esperti che hanno battuto Zico e Maradona nell'82. Ibra per tutta la vita, ma anche a 42 anni, perché no? Se uno fa la differenza anche a 40, 38, 39, 40, non vedo per quale motivo gli si debba impedire, però dipenderà molto dalla sua volontà. Se hai voglia, indipendentemente dal fatto che Boban e Maldini siano fuori gioco, se hai voglia di rimanere e trascinare il Milan come stavi facendo prima della chiusura per coronavirus, sei ancora un giocatore determinante, per cui Ibra sì. Grazie ancora.